Martedì 11 luglio, ben trovati con il TG Distretto di quest'oggi. In apertura ci occupiamo dei produttori di macchine per ceramica. Vi abbiamo dato conto nei giorni scorsi del record di fatturato del 2022, arrivato a toccare, lo ricordiamo, i 2,35 miliardi, con un più 14,5% rispetto al 2021. Leggendo però il rapporto del centro studi MEX, emergono molte sfumature. Non tutto il settore vive infatti un momento di euforia. Inoltre c'è una chiara polarizzazione. In che senso? Il settore è sempre più composto da piccole, piccolissime imprese o grandi, grandissime imprese. Stanno di fatto progressivamente sparendo quelle medie e intermedie. Su questo abbiamo sentito il presidente di ACEMAC, Paolo Lamberti. Perché i processi di aggregazione fanno sì che le grandi imprese vengano acquisite dalle più grandi e quindi si va a polarizzare. Microimprese che fanno lavori magari anche più semplici o fanno anche innovazioni, però con le loro difficoltà, e grandi imprese che fanno veramente le innovazioni, perché sono in grado di essere sui mercati, di assumere le persone che hanno le competenze, pagarle di più, ma anche per una ragione economica, perché abbiamo visto anche nei nostri dati, il fatturato per addetto di una grande impresa è più o meno il doppio di quella di una piccola. System Electronics ha accelerato l'innovazione di Modula implementando un nuovo progetto che spingerà l'innovazione tecnologica delle sue soluzioni logistiche. La soluzione è basata su un PC industriale touchscreen che ospita l'interfaccia operatore e un'elettronica di controllo all'interno della macchina che esegue tutti i comandi per le operazioni del magazzino automatico, quello appunto realizzato da Modula. Il dispetto di oggi riguarda il Sassuolo Calcio. È iniziata ieri con il raduno presso il Mapei Football Center la stagione del Sassuolo Calcio, che oggi lascia la città alla volta del ritiro di Vipiteno, dove rimarrà fino al 27 luglio. Mercato ancora in divenire, con solo i 3 volti nuovi aggiunti all'organico e la cessione di Frattesi, che potrebbe non essere l'unico big a lasciare la squadra, le incognite non mancano. Di sicuro, infatti, da qui al 20 agosto, quando comincia il campionato, saranno più acquisti e cessioni a far parlare, più di quanto i neroverdi faranno in campo. Acquisti in Italia per il gruppo ABK, ha annunciato di aver acquisito il ramo di azienda dell'ex Target Group di Fiorano, comprensiva di marchi, impianti e immobili. C'è una palazzina di uffici e 6.000 metri quadrati di stabilimento. Con questa acquisizione, 14esima ora italiana e fuori formato diventano 2 brand di ABK Group. L'ex sede Target Group di Fiorano ospiterà uffici di rappresentanza e showroom per tutti i brand del gruppo. Ed ora scopriamo insieme le aziende che hanno preso parte a All for Tiles, oggi Certam. Noi di Certam, sin dagli anni 80, siamo produttori di linee e accessori per smalteria e terzo fuoco. Tutte quante le macchine vengono prodotte e realizzate all'interno della nostra officina, sia la parte di comando hardware e software che la parte meccanica. Qui in fiera esponiamo alcuni dei nostri nuovi prodotti e accessori per linee. Qui possiamo trovare la pompa a 50 bar, destinata a clienti e paesi che hanno necessità di applicare in airless a queste pressioni qui. Qui invece abbiamo una pompa denominata Octopus, una pompa con una pressione massima di 20 bar ed è particolarmente indicata per applicazioni con graniglie. Chiudiamo con l'ammontare del debito pubblico italiano, sfiora i 2.839 miliardi di euro. Arrivederci.